Crosetto, il fatto che nella Lega noi stiamo assistendo, diciamo, a volerla dire con grazia, ad una doppia versione della Lega, da una parte Giorgetti, Fedriga, Zaia, Fontana. Non so, Fontana, e dall'altra invece Salvini in compagnia di Borghi, per esempio. E questa cosa qua alla fine verrà apprezzata dagli elettori o verrà punita dagli elettori? Guardi, tiene aperte le due vie, tiene aperta la Lega la possibilità di presidiare la parte, diciamo, più sovranista, e tiene aperta la possibilità alla Meloni di sostituire Forza Italia all'interno del PPE, per cui non è una strategia negativa per il centrodestra. La doppia possibilità non è negativa per il centrodestra, perché il centrodestra non può pensare di andare a governare in Italia senza una forza che a livello europeo sia nell'alveo di una delle due grandi famiglie. Per cui fa comodo al centrodestra pensare a una Lega che sia di lotta e di governo e che continui e che abbia un rapporto con la parte più moderata dell'Europa. Allora, io ringrazio.